Abbiamo l'Ovas di Solignano. Oggi lei ha voluto fare una donazione alla Protezione Civile di Solignano. Mi dica qualcosa, prego. Abbiamo fatto una donazione di kit monouso di mascherine, camici e calzari. Ci è sembrato giusto farlo alla donazione alla Protezione Civile di Solignano, anche perché non più tardi di 20 giorni fa noi non abbiamo chiuso. Siamo riconoscenti al sindaco e al responsabile della Protezione Civile in quanto ci hanno permesso di restare aperti, perché dandoci un contatto per delle mascherine siamo riusciti a far lavorare 40 persone per la filiera farmaceutica. Ci sembrava il minimo, la prima occasione contraccambiare. Riteniamo un piccolo riconoscimento al loro lavoro. Secondo me quello che avviene oggi è l'interazione tra l'amministrazione, la Protezione Civile, le aziende del territorio, che ritengo essere un po' la base di quello che è una società, soprattutto nei comuni montani. E adesso voglio sapere però dove andranno a finire, se resteranno tutte a Solignano queste mascherine, oppure questi camici, oppure andranno da altre parti. Sì, una minima parte la terremo noi qua a Solignano, che la daremo sicuramente al nostro dottore qui, dottor Casali, che per il servizio che sta facendo sul nostro territorio, perché anche lui, come tanti dottori, sono carenti di questo materiale, e tutto il resto lo daremo su ANPAS a Borgotaro, che siamo già d'accordo, che poi loro lo faranno avere a chi ne avrà bisogno, che lo richiederanno, ecco, come infermieri, militi, chi lo richiede, insomma. Un'altra donazione a favore del comune, del volontariato di Solignano. In questo caso è proprio una donazione che l'azienda Ovas fa alla Protezione Civile, e lo diceva adesso il titolare, anche questo scambio che gli abbiamo consentito, perché effettivamente la Protezione Civile sono i volontari che sono la base di tutto quello che è l'insieme dell'essere, l'assistenza a tutti i cittadini. Però la Protezione Civile nel nostro caso è presieduta dal sindaco, ha anche questo onere, perché effettivamente poi tra l'altro c'è tutto un contesto anche di responsabilità, di complicazioni, però da un lato ci sono le complicazioni, dall'altro c'è anche questo voler essere presenti sul territorio e cerchiamo di fare il possibile, e c'è il ricambio, il riconoscimento da parte della collaborazione del territorio con l'amministrazione e con la Protezione Civile, ed è questo un esempio eclatante e del quale noi ne siamo assolutamente contenti e grati, e ringraziamo l'Ovas per questa donazione, che mettiamo sempre così insieme tutte queste cose che ci vengono date, proprio perché anche i nostri volontari devono essere comunque in sicurezza, devono lavorare in sicurezza per poter continuare ad essere sul territorio. Perciò grazie. In questi periodi così complicati questi scambi, questi aiuti e queste donazioni sono, come dicevamo prima, proprio la base dell'essere e dell'essere vicino al territorio. Perciò grazie. Grazie ancora. Abbiamo qui anche una signorina, che ti chiami? Pancari Marta. Tu fai parte di questa azienda? Sì, mi occupo della parte della qualità e in questo momento per quanto riguarda la parte del Covid-19. Sì, ho visto che hai misurato la febbre, quindi anche sì, esatto. Questo è un compito. Sì, esatto. Tutti i visitatori che entrano all'interno dell'azienda viene misurata la temperatura per tutelarci comunque in una situazione del genere. Avete avuto problemi in questo periodo con gli operai? No, nessuno. Sono tutti muniti mascherine, guanti, lavorano tutti come sempre, con qualche difficoltà, ma comunque il lavoro procede tranquillamente, come al solito. Benissimo, grazie di questo bel gesto.